Ritorna il Domandone Interschool, nuova stagione 2013-2014. Oggi parliamo di una frase. Leggerò una frase che dura circa 8 secondi e farò una domanda al termine della frase. Ovviamente la ripeterò solo una volta, quindi massima concentrazione e attenzione. Vediamo come se la cavano i nostri amici. Armando ha 43 anni, vive in Congo da 25. Quando ne avrà 45 partirà per Sondrio e 2 anni fa ha fatto il giro del mondo. Ha 45. Che bastasi, eh? Che pezzi di bastasi. Vabbè, la domanda qual è? La domanda è: quanti anni aveva Armando quando si è trasferito in Congo? 2. Ma che cazzo stai a dire? 43 meno 25. 18. 18? Sì. Confermate? Sì. Tutte e due? Ah, risposta no. Definitiva? 18. Confermi 18. Pure tu? Sì, 18. È la mia ostia. 18, passata. Risposta esatta. Buona, papà. Okay. Che cosa stai facendo? Aspetta, 45. Da? 45 meno 23. L'età pochi anni. 45 meno 23? Sì. Quanto fa? Non lo so. Matematica anche non sempre. 45 meno 23. Quanto fa? Rispondi. 45 meno 23. 25, 4, 3, 2, 1. No, non so quanto fa. Boh. Io già sappiamo. In materia sono scarso, lo sappiamo. Passiamo, quindi sì, 45 meno 23 è la risposta. Sì. Tu che dici? 25, 22. Allora, 25, 22, io dico 23 e mezzo. Perché in Congo da 25 ne ha 43, 18. Tu che dici? 2 anni fa ha fatto il giro del mondo. Quindi vive in Congo, si è trasferito in Armenia. No, è nato in Congo. No, non è. Ma rifaccia il piacere! No, 25. Vai. Parli col matematico, 43 meno 25 fa 18. 45 anni che andava a sana. D'accordo. Quanti anni avevo quando andavo a 45 anni? 23 anni fa, 22. 45 meno 20. 20? Per 45? Non è che si è trasferito 23 anni fa? 22. 22? Sì. 22 tutte e due? Perché 43? Perché hai ragione. Allora, secondo me perché tu dici che ha iniziato il giro del mondo quando aveva 20 anni. Ma non hai detto da dove, è giusto? Io la boccio. Ha 43 anni. Hai detto 25 anni. Ah no, beh, vive in Congo da 25 anni, ha 43 anni. Allora quando era 18. Però 2 anni prima aveva fatto il giro del mondo per i cazzi suoi, è tornato in Congo. Per me è 18. Per me pure 18. Scusa, mi sta chiamando Armando.